trovato anche alcune persone con le quali ho avuto a che fare durante la promozione di questo libro. Ringrazio Tito Pulcinelli, uno degli imputati di cui racconto in questo libro, che si è fatto un anno e mezzo di carcere del tutto giustamente. L'avvocato Spazzali, che era il suo avvocato, e devo dire che a proposito di incarichi, documentazione, io ho visto un plico, più tardi chiamo io mia moglie, gli dico che torno tra un paio di giorni, io e te ci vediamo più tardi e continuiamo il discorso. L'avvocato Spazzali, che pur avendo appreso dalla sua voce al telefono che si è disfatto di tutta la documentazione di tanti anni di professione, me lo disse con mano, me lo immaginavo che sorrideva la tua capa del telefono, io mi facevo così. Però scrisse, per enorme merito di scrivere, pochi mesi dopo la conclusione del processo di questa tentata in cui scrivo, il processo avviene tra marzo e maggio del 71 in Corte d'Assise a Milano. Qualche mese dopo scrisse sui quaderni Piacentini, una rivista importante, un lungo saggio in cui raccontava tutta la vicenda processuale, analizzando documenti istruttori, l'andamento del dibattimento, insomma devo dire che anche se ha buttato via tanta carta, ecco, quel saggio mi ha guidato per mesi nell'andare avanti in questa ricerca. Ho visto che c'è qui Giovanni Viva dell'Archivio di Stato di Milano. Ora, io non ho consultato centinaia di migliaia di carte, come quelle che citava Massimo prima a proposito di piattaforma. Però erano comunque 12.000 le carte relative a questo processo, che non sono poche neanche quelle. Fortunatamente erano qualche mese prima che io venissi qui a Milano ad acquisirle, appunto erano state digitalizzate. Quindi voi capite che venire da Trento, io vivo a Trento, lavoro a Trento, venire da Trento a Milano e tornare su una chiavetta USB dove dentro c'è tutto è immensamente più facile che venire qui più e più volte a Milano, consultare alcuni faldoni dove tutto è accatastato un po' a caso, tutto è impolverato, tutto è un casino, insomma è molto semplice. È molto più semplice, perché sono sempre 12.000 carte che effettivamente mi sono studiato dall'inizio alla fine. Allora, perché questo libro? Vabbè, siamo nell'anno del 50° di Pietro Fontana. Lì ho visto appunto il libro di Enrico Dalio, che è un amico, che è un caro amico, l'ho letto in bozza, lui ha letto in bozza il mio, ci siamo scambiati in questi mesi un sacco di telefonate, è uno straordinario libro che vi consiglio, anche se Massimo non la pensa così. Diversi altri lo usciranno da qui alla fine dell'anno, ma insomma è il 50°, per cui anche l'editoria è un mercato, sarà una nicchia, ma poi sarà un mercato da continuare per l'editoria, quindi diversi altri lo usciranno da qui alla fine dell'anno. Sono già usciti quello di Benedetta Tovaggi, molto denso su tutta la vicenda processuale, che è complicatissima, lo sapete. Ne è uscito uno di Aldo Giannulli su un aspetto particolare, qualche mese prima, questa primavera, marzo, aprile, credo sia uscito sul libro La strage di Stato, che fu questo caso di controinformazione di enorme successo, che vedete centinaia di migliaia di copie, in cui per la prima volta si iniziava a tirare fuori i veri elementi di verità sulla vicenda di Pietro Fontana, quando ancora tutti pensavano che la responsabilità fosse anarchica. Insomma, vedrete che ne usciranno degli altri. Il mio è un po', come dire, marginale, laterale rispetto a questa vicenda, perché parlo appunto di prima di Pietro Fontana. Quindi io non mi occupo della strage anche per una ragione molto semplice. Io vivo a Trento, lavoro in un quotidiano di provincia, che sono nato nel 68, che diavolo ne so di Pietro Fontana. E mi sono già letto 200 libri circa su Pietro Fontana, li riporto tutti in bibliografia. Cos'altro diavolo può uscire di nuovo? Qualcosina. Giudice Salvini ne pubblicherà oltre qualche settimana, Giudice Salvini è uno che ne sa come nessun altro probabilmente, quindi lì qualche cosa ci sarà. Non ci sarà la pistola fumante, non ci sarà la carta che dice ecco i colpevoli, ma qualche cosa di nuovo ci sarà. Tra l'altro Giudice Salvini lo scrive assieme ad Andrea Ceresini, un giornalista molto in gamba che abbiamo visto qui prima, quindi insomma siamo un po' tra amici. Io mi occupo di prima di Pietro Fontana perché? Per due ragioni. Uno, l'ho detto, perché scrivere ancora di Pietro Fontana se non ripetendo altre cose? Di qui ne escono di continuo e i lettori sono sempre di meno. Per cui o uno scrive qualche cosa di nuovo relativamente, perché sono vicende di 50 anni fa, per cui di nuovo c'è poco, però qualche cosa di non esplorato, inesplorato. Allora ha un senso aggiungere un tassello nuovo a un puzzle che è già
enorme. Dove per cui ho incrociato questa storia in maniera abbastanza casuale e via via che l'approfondivo ne ho scoperto davvero la rilevanza, che io ho continuato a chiedere in questi ultimi mesi in cui ci ho lavorato davvero a fondo, ma come è stato possibile che in 50 anni nessuno si sia preso la briga di andare ad approfondire questa storia, perché illumina la vicenda di Piazza Fontana come io credo poche altre vicende. E vi spiego perché. Di questa vicenda si parla in tantissimi libri relativi a Piazza Fontana. Quando dico questa vicenda parlo, così lo dico e chiudo, degli attentati avvenuti il 25 aprile del 69 a Milano alla Fiera Campionaria, una bomba che scoppia nel 19 al padiglione della Fiat, che fa 20 feriti, quindi poteva essere una strage, fa 20 feriti. Lievi, la bomba non è ad altissimo potenziale, ma fa 20 feriti. E un'ora e mezzo dopo, circa un secondo ordigno che esplode dall'ufficio cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni della stazione centrale, sempre a Milano, non fa feriti, in barca in quel momento ci sono solo quattro impiegati, viene totalmente distrutto l'edificio della banca, gli uffici della banca. Si sviluppa anche un vasto incendio. Perché dicevo che è importante questa vicenda? Perché se ne parla un po' in tutti i libri, ma se ne parla in pochissime libri. D'altra parte dove ci sono state le bombe sui treni, Piazza Fontana, il caso Valbrenda, la morte di Pinelli, quindi è avvenuto di tutto, figuriamoci se con tutto ciò che c'era da raccontare e da indagare si poteva stare dietro con attenzione anche a questa vicenda un po' marginale, un po' laterale, un po' avvenuta prima. Però ci sono due libri che vi raccontano un po' più dettagliatamente questa storia. E sono due libri che, come dire, per via dei loro autori, si pongono come quella che si pongono in un perimetro di narrazione ufficiale repubblicana. Adesso esagero un po' nell'usare gli aggettivi, però è un po' così, perché i due libri sono uno di Gemma Capra, quindi della vedova del commissario della Brescia, un libro che deve essere anche forse addirittura una trentina, se non una trentina, una ventina di sicuro. E questo libro è firmato dalla vedova della Brescia, cofirmato come curatore da un giornalista che si chiama Garibaldi di cognome. Poi c'è un secondo libro più recente, ma credo dozzina d'anni fa, di questo Garibaldi, che è un libro sul commissario Bravesi, libro dal quale la RAI ha tratto una fiction che è andata in prima serata su Rai 1. Quindi stiamo parlando della vedova del commissario ucciso, quindi di una vittima del terrorismo. Questo comunque non va bene. Quindi un libro della vedova. È un libro da cui la RAI ha creato una fiction che è andata in prima serata. Cioè, più di così, cosa volete contrastare questa narrazione, appunto? E però in questi due libri, la narrazione ufficiale che proviene da questi due libri sulla vicenda del bombe del 25 aprile è piena di, io dico, inesattezze, ma dovrei usare un termine un po' più pesante. Di inesattezze, di strafalcioni, di io credo anche un po' di malafede. Non mi riferisco alla vedova Calabresi, sia chiaro, perché io credo che le parti relative a questa vicenda, quindi le parti processuali, siano appunto opera del curatore, che d'altra parte ne riporta paro paro nel suo libro successivo di parte. In poche pagine si accumulano una serie di errori. Io vi dico soltanto che uno di questi libri si dice che in appello le condanne, perché alcune condanne ci furono per alcuni di questi attentati dimostrativi marginali, si dice che le condanne in appello vennero inasprite, vennero più che dimezzate. Ci sono le sentenze, non è che me le metto io, vennero più che dimezzate. In questi libri si dicono che vennero inasprite. Si parla sempre e soltanto di queste tre condanne, che poi erano praticamente due, quindi condanne a pene minori, e non si parla mai di cinque assolti. Questo processo riguardava otto persone complessivamente. Tre di queste furono condannate a pene molto basse. Gli altri cinque furono assolti. Di questi cinque, tre si fecero due anni di carcere. Secondo voi si scrive in una sola riga di questi due libri di questi cinque? Non si scrive. Non si scrive. Allora, anche solo, come dire, la matematica ci dice che 5 è maggiore di 3 e che forse 5 assolti valgono più dei 3 condannati a pene irrisorie rispetto a una costruzione accusatoria che divideva gli imputati di 18 attentati complessivi, 12 dei quali pubblicati come strage.
29 sono fatto vittime, il codice prevede che altri stragi comunque, quindi questi rischiavano 12 ergastoli. Stiamo parlando di 12 ergastoli di un processo che avveniva nel momento in cui l'Italia tutta considerava gli anarchici come il demonio, perché si veniva da Piazza Fontana, da Valpreda, da Pinelli, della pista nera veneta non si era ancora minimamente sentito parlare. La pista veneta comincia a emergere a maggio del 71, proprio quando si chiude questo processo qua. Quindi sono degli anarchici che sono stati in carcere per 2 anni, e non vi dico le cronache dei quotidiani che io ho spulciato tutte. C'è questo film, no? Sbatti i mostri in prima pagina, di Marco Bellocchio, tra l'altro vagamente ispirato anche a questa vicenda, perché il personaggio di Cosenza Tubelli, di cui parlava prima Massimo, se voi ricordate il film, c'è il personaggio interpretato da Laura Betti, che interpreta come una professoressa che è innamorata di un giovane di sinistra, addosso al quale viene costruito tutta un'accusa relativa a un delitto che non c'entrava niente con la politica, viene costruita una campagna di stampa da parte di un giornale che è diretto nella fiction del film dall'attore che poi è Gianmaria Volontari. Il personaggio della Laura Betti nella fiction del film si chiama Rosa Zingari, come Rosella Tubella, che così come lei nel film è innamorata di questo giovane, questa Tubella è innamorata di Paolo Grassi, che è uno degli imputati di questa vicenda. Quindi pensate che questa vicenda, dimenticata, 50 anni fa, ha ispirato un film di un maestro come Bellocchio, ma lo ha ispirato anche in tanti altri dettagli come questo qui. Quindi dicevo, in questi libri si racconta la vicenda di queste bombe in maniera totalmente distorta. E visto che ormai tutti ci infoghiamo in maniera sempre più compulsiva e neurotica nel minor tempo possibile, provate ad andare a vedere su Wikipedia la voce attentati del 25 aprile 1969. Anche lì, in una docella, la voce su Wikipedia, in una dozzina di righe ci sono, scusate, una quindicina di balle. No, sono balle, non lo so com'è. Quindi non credeteci, io lo scrivo nel libro, se qualcuno ha voglia, alla fine, dopo aver letto questo libro, vada e modifichi la voce su Wikipedia, io non ho il tempo per farlo. Ma guardate che se andate su Wikipedia la voce Giovanni Ventura, quindi Giovanni Ventura, si è citato Freddy, io cito Giovanni Ventura, leggerete, fino a qualche settimana fa c'è ancora scritto, ogni tanto guardo per vedere qualcuno la toglie, ma leggerete che a Milano, quindi nella vostra città, è intitolata una via al signor Giovanni Ventura. Una via privata, in zona Lambrate. Questo sta scritto su Wikipedia. Io vi chiedo, siete tutti milanesi, non lo so, la maggior parte, qualcuno intervenga, perché io l'ho verificato, è una sciocchezza, basta andare su Street View, Google Earth, sono andato con la macchinina di Google sulla strada, finché non ho visualizzato la tabella sul muro della via, ho fatto lo zoom e c'è scritto effettivamente Giovanni Ventura, poeta 1820-1880. Con le date a caso non me ne ricordo. Andate su Wikipedia e c'è scritto che Giovanni Ventura è intitolato una via privata in zona Lambrate nel comune di Milano. Questo per dire che le fake news si propagano ormai in difficile scalfire. Se a qualcosa può servire in questo mio libro è cercare di contrastare una narrazione totalmente falsata su questa vicenda che è rilevantissima per la questione che poi porta a Piazza Fontana. Perché, è stato detto prima, fin dalla sera degli attentati, l'ufficio politico della Questura ha deciso che questi attentati sono anarchici. Punto. C'è scritto nel rapporto firmato da Antonino Lega che è datato ancora il 25 aprile, quindi siamo prima di mezzanotte. Non c'era una perizia, non c'era un referto, non c'era un interrogatorio, una testimonianza, non c'era niente. Ma si è deciso che queste bombe sono anarchiche. Questo ha deciso l'ufficio politico della Questura. E nei giorni immediatamente successivi procede a tutta una serie di arresti solo dopo aver sentito, indagato e interrogato persone appartenenti al movimento anarchico. Ed arrestano questi 4 ragazzi che neppure milanesi sono di fatto, ma che in qualche modo gravitavano su Milano, e che potevano essere dei perfetti, dei formidabili capi espiatori. Perché? Perché frequentavano una coppia di anarchici più anziani di loro, cioè gente sulla quarantina rispetto a loro che erano 20 anni, e che era l'architetto Giovanni Corradini e sua moglie era la francese Eliane Vincilioni, un'anarchica storica lei, che avevano animato un circolo anarchico in zona Brera, che allora era la zona
poi niente Milano. E che erano amicissimi, questo è il punto nodale, questa coppia era amicissima di un'altra coppia che era quella composta da Gian Giacomo Fettinelli e dalla moglie di Sibilla Celega. Quindi questo è il meccanismo attraverso il quale la polizia politica della questura, ma mi verrebbe da dire l'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, manipolano questa vicenda per poter arrivare al pezzo grosso, a Fettinelli. Tutte le carte di istruttoria dimostrano che lì si vuole arrivare, e si vuole arrivare a imputare a Feltrinelli di essere il capo di questa minuscola cellula pseudo-terroristica, che peraltro ha messo una bomba che ha appena fatto 20 feriti, quindi non è più una minuscola cellula terroristica, ma una cosa un po' più pericolosa. Si vuole arrivare a Feltrinelli e addossargli la responsabilità di essere il capo, il mandante, il finanziatore, l'organizzatore di tutta questa roba. È evidente che se si vuole colpire Fettinelli è per colpire in generale la sinistra. In questo modo ci si arriva attraverso questi ragazzetti, alcuni dei quali qualche attentato dimostrativo lo facevano, quello alla Daunetica che citava prima Massimo, io lo racconto nel libro, pubblico un'intervista ad Angelo della Sabbia, che era uno di questi ragazzi, e lui racconta la prima bombarella, la chiama così, la prima bombarella, fu quella collocata alla Daunetica. Quella della Banca d'Italia venne effettivamente condannato della Savia, scusate, della Savia Angelo, per fratello minore di Ivo della Savia, che sarà un coimputato di Valpreda in quanto appartenente al ciclo 22 marzo a Roma, quindi il lato romano della vicenda. Però da qui ha dato Sagli 18 attentati in tutta Italia, 12 dei quali, come sta dicendo, l'imputazione di associazione a delinquere di stampo terroristico, infatti cadrà a processo, ce ne vuole, ce ne passa, deve esserci un disegno dietro. E questo disegno c'è, però bisogna anche chiedersi, ma perché esplodono le bombe improvvisamente in Italia? Ed arrivano a esplodere e fare morti come in Piazza Fontana? Perché? C'è una ragione. Perché a un certo punto si decide che serve mettere delle bombe? Lasciamo stare la bellissima, perché serve di mettere delle bombe? Allora bisogna anche un po', come dire, tornare alla storia d'Italia di quel periodo. Io ripeto, io sono nato nel 68, quindi avevo un anno, però basta andare a cercarsi non le carte, libri di storia, insomma, una roba abbastanza tutto sommato disponibile. Allora si scopre un'escalation di eventi che ci fa capire perché ad aprile si comincia a pensare, qualcuno comincia a pensare che serve dare un giro di vite in termini di stretta per quanto riguarda l'ordine pubblico. Allora, se io vi dico Avola e Battipaglia, non so che cosa vi ricordano, a me niente perché ovviamente l'ho appena nato, però bisogna anche sapere che ad Avola nel dicembre del 68, quindi siamo qualche mese prima, c'è una manifestazione di braccianti, quindi sta parlando di braccianti, che manifestano di sicuro non per avere la vostra champagne, c'è una manifestazione della polizia, interviene, spara e ne ammazza due. Cioè la polizia uccide due braccianti durante una manifestazione sindacale, di fatto. Passano pochi giorni e la sera del 31 dicembre, siamo in Versilia, ci sono gli scontri a Pietrasanta, mi pare sia la località, perché si contestava il capodanno dei padroni, no? E quindi le signore impellicciate, gli uomini che arrivano in Mercedes, insomma scontri di polizia, autoblindo, moro e tutto, e la polizia spara ad alto zero e riduce su una sedia a rotelle c'è tuttora un giovane che si chiama Soriano Ceccanti. Ne passano altri pochi mesi, siamo esattamente alla vicina di queste bombe, perché siamo i primi giorni di aprile, Battipaglia c'è un'immensa manifestazione, Battipaglia è una città grossa del sud, perché vengono chiusi due dei grandi stabilimenti che non si ricordo male, erano un zuccherificio e un tabacchificio, tra delle partecipazioni statali, che davano lavoro a mezza città. Vengono chiusi improvvisamente, quindi manifestazioni, scioperi, cortei, la polizia che spara sulla folla e che uccide anche due persone. L'altro, una delle due vittime è una, mi pare che ricordo male, una professoressa che sta osservando la manifestazione dal balcone di casa sua. Quindi il dato è questo, la polizia che spara sui manifestanti e fa diversi morti in pochi mesi. Tanto è l'allarme sociale in Italia in quel momento, il clima sociale teso,
che in Parlamento viene messa a, viene calendarizzata una discussione su un ordine del giorno che rischia di passare perché è sostenuta da una parte della maggioranza, allora la maggioranza dei Democratici Cristiani, socialisti, repubblicani e quant'altro. Il Partito Socialista la sostiene, ma anche un bel pezzo di Democrazia Cristiana la sostiene. Che cosa? La proposta di disarmare la polizia durante le manifestazioni sindacali. Questa roba, cioè, è enorme nell'Italia del 69, dopo quello che è successo. Rischia di il Parlamento di votare a favore di una cosa del genere, rischia di cadere il governo, evidentemente da lì cadevano di continuo, pazienza. Però è un passaggio enorme questo, che infatti non si verificherà mai più. Perché voi pensate che questa cosa è messa all'ordine del giorno della Camera dei Deputati il giorno, allora il 25 aprile è un venerdì, il giorno 28 aprile che è lunedì. Una settimana prima, l'ho citato Cenacchi, esce il numero dello Specchio, questo giornale ripugnante di destra, in cui Giannettini, con pseudonimo, Giannettini è quello che ha condannato per l'ergastolo in primo grado della strage di Piazza Fontana, pubblica un dossier di decine di pagine con un elenco sterminato di nomi e cognomi, segni di associazioni, di gruppi, cioè è una radiografia di tutta la sinistra extraparlamentare in Italia in quel momento, ma si va da Partito Marxista Leninista ha i dischi del sole, cioè c'è dentro di tutto i dischi del sole, capito? Come sovversivi, pericolo di sovversivi. E il titolo vitale è abbiamo scoperto le centrali della sovversione. Questo viene pubblicato, la data è del 27, ma in realtà esce ancora il 20 di aprile questo giornale, perché settimanali sapete hanno portato la data dell'ultimo giorno di questo medico. Il 18 aprile, lo c'era, c'è questo momento fondamentale che è questo incontro notturno che viene a Padova tra Freda e i suoi camerati e due misteriosi personaggi che arrivano da Roma, di cui non si è mai scoperta l'identità nel corso di tanti anni e tante inchieste. Però erano due, io faccio tre nomi, di questi tre nomi due erano questi, cioè due erano già parte di questi tre nomi, perché si è lungo detto che fossero o Giannettini o delle Chiaie arriva dopo, o Giannettini o Pino Rauti o delle Chiaie, non si è mai capito più. Ma di sicuro lì viene deciso qualche cosa perché guarda caso una settimana dopo esplodono le bombe a Milano. E perché sono bombe importanti? Perché sono le prime bombe che esplodono in un luogo pubblico potenzialmente per uccidere indiscriminatamente chiunque della storia repubblicana. Sono le prime. Prima non ne abbiamo viste. Queste sono le prime, quelle del 25 aprile. Poi arrivano le sui treni. Poi è la Piazza Fontana, poi c'è un elenco di tutto ciò che è venuto negli anni 70, lo sapete meglio di me, non finiamo più. L'istruttoria compiuta dal giudice istruttore Amati è una roba che andrebbe studiata nelle Olimpiadi, non ho fatto lo studio di giurisprudenza, però posso immaginare che se esistesse un potenziale corso su come non viene svolta, come non va svolta un'inchiesta, ecco, monografia sull'inchiesta relativa alle bombe del 25 aprile. È una roba incredibile, incredibile. Cioè non un elemento di prova di quelli portati dalla polizia nel corso di interrogatori, prima indagini, che viene portato sul tavolo del giudice istruttore, si trasforma in prova. Nel corso di tanti mesi il giudice istruttore Antonio Amati non svolge un'attività investigativa che sia una. Sette questi giorni che sono in carcere, sei mesi dopo che sono stati arrestati. Quindi sono stati sei mesi senza vedere il nuovo giudice istruttore, che all'epoca era diverso, no? C'era il giudice istruttore, insomma. Ma il punto vero è questo, e questo fotografo, come era, credo, la giustizia e come l'avvocato Spazzali, credo che sappia, potrebbe raccontarcelo a lui, ma anche l'avvocato Piscopo, che vedo qui, fu l'avvocato di Grazia, un altro di questi imputati, come funzionava allora la giustizia? La polizia indagava. Qua siamo, tra l'altro, stiamo parlando di un reato politico, quindi indagava l'ufficio politico. Poi chi indagava, procedeva interrogatori, se serviva arrestava. Poi portava tutto al tavolo del giudice istruttore, che di fatto fotografava ciò che aveva fatto la polizia, senza nulla modificare. Compilava un'istruttoria, nella fattispecie senza portare nessun elemento investigativo nuovo in più. E poi depositando tutto sul tavolo del pubblico ministero che di lì a, nel caso nostro, due anni avrebbe il dibattimento portato avanti l'accusa che di fatto alla fine era quella iniziale
costruita dalla polizia. Le garanzie che c'erano oggi, che forse sono ancora insufficienti, non lo so, ma di sicuro allora non ce n'era traccia. Questo è esattamente ciò che accade con questa vicenda. Tant'è vero che il pubblico ministero che si trova questa roba in mano di dibattimento, ed è un magistrato importante, perché è Antonino Scopelliti, che tanti anni dopo verrà ucciso dalla mafia o dalla 'ndrangheta, pensate che c'è un'inchiesta aperta ancora oggi su per capire le responsabilità di questo delitto. Ma Scopelliti era probabilmente il suo primo processo così importante mediaticamente. Lui era pubblico ministero di Milano, giovane, aveva avuto 35 anni, non saprei dire. Allora si ritrova questa roba in mano ed è lui a portarla, dove sostenere il ruolo di PM di dibattimento. E la prima cosa che dice quando si apre il processo, dopo che sono costituite le parti e tutto quanto, dopo le procedure in qualche modo burocratiche, piglia la parola al PM e dice, in sostanza, adesso la faccio un po' più grossolana di quello che è, ma dice in sostanza che io sarò il primo ad avere il maggior scrupolo più di chiunque altro ad andare a fondo sulla vicenda di questa istruttoria che, per come la vedo io, presenta molti punti, molte zone d'ombra, ecco, diciamo. Cioè lo stesso PM si rende conto di avere in mano niente, poca roba. E il processo, io dedico molte pagine del processo, che ho costruito sulla base delle cronache dibattimentali che allora venivano pubblicate dai giornali. A me spiace dirlo, non dovrei dirlo, perché facciamo questo lavoro e cerchiamo di arrivare in qualche modo vivi alla pensione, se i giornali ci saranno ancora un po', però i giornali una volta erano immensamente inferiori di oggi per quanto riguarda le cronache processuali, perché pubblicavano paginate intere proprio di cronaca dibattimentale, i dialoghi, le domande, le risposte, paginate intere, poi giornale 9 colonne, per cui figuriamoci quanta roba c'è. Il processo che dura due mesi è una roba da film. Io adesso non dovrei fare spoiler, come si dice, del libro, però mi garantisco. Chiunque l'ha letto mi ha detto, ma bisognerebbe farci un film da questo processo, perché voi quanti ne abbiamo visti di film processuali americani, non in aula di giustizia, dove c'è il testimone che inchioda tutti, gli avvocati che non riescono a svoltare questo testimone, che accusa un innocente, evidentemente, nella fiction del film. Quando a un certo punto finalmente qualche avvocato non riesce a trovare lo scheletro nell'armadio di questo testimone, che quindi crolla. E alla fine c'è il lieto fine, e l'innocente viene appunto scarcerato. È quello che succede durante questo processo. Ogni giorno l'istruttoria perde un pezzo, ogni giorno. Non ne resta in mano niente al PM di questa inchiesta. Questa super testimone, ha detto Massimo, si scopre, lo scoprono gli avvocati difensori, si scopre che questa è una minore che aveva un passato di processuale per calunnie, si scopre che è una pazza, è in sostanza una pazza. E sulle testimonianze di questa donna, fragile, sbalestrata, non lo so, non ha importanza capire le cause, ma in sostanza sulle dichiarazioni di questa donna, che è costruita tutta l'inchiesta, tutta, ogni elemento di prova è a valore potenziale, è avvalorato e portato in istruttoria solo sulla base delle dichiarazioni di questa donna, che è la confidente principale del commissario Luigi Calabresi. Tutti i suoi verbali sono controfirmati dal commissario Calabresi. Alcuni, devo dire, Spazzale lo ha giustamente fatto notare già in tempi non sospetti. Uno in maniera anche abbastanza curiosa, nel senso che c'è solo la firma del commissario Calabresi in calcio al documento e la zuplena firma a lato, una cosa totalmente irrituale. Insomma, ci sono tanti elementi che propendono a poter dire che questa super testimone di risultato tale non fosse una super testimone, ma fosse addirittura più di un'infiltrata della polizia degli ambienti anarchici, ma che fosse quello che nella letteratura spionistica dei cattivi si definisce agente provocatore. Tra l'altro questa Rosanna Dubena si scoprirà tanto tempo dopo, da carte ritrovate nel 96 nel famigerato archivio della Via Appia, famoso archivio degli affari riservati, migliaia di documenti protocollati, che era una confidente anche dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Si è parlato di Rovelli, questa spia all'interno degli ambienti anarchici, questo pure confidente della polizia, è assieme a Rovelli che viene arrestato Tito Pulcinelli alcuni mesi dopo le bombe del 25 aprile, a lui non è stato fatto le bombe del 25 aprile, ma
gli altri attentati del 18 che vi dicevo. Io ho cercato di parlare con Novelli, gli ho parlato diverse mail. Novelli è un nome importante, perché se non lo sapete fu un grande promotore musicale, era il manager di Vasco Rossi da qualche anno fa. Non ha mai risposto alle mie mail, io ci ho provato. E ho cercato di parlare anche con un certo Agnello Del Ricco, che forse è un nome che chi ha macinato milioni di documenti della diretta tributaria qualcosa potrebbe dire. Questo Agnello Del Ricco è un ragazzo giovanissimo, pensate che nei giorni immediatamente successivi a questa bomba non aveva ancora compiuto 17 anni. E pare che sia sulla base delle sue dichiarazioni che in qualche modo a un certo punto le indagini vengono indirizzate verso gli anarchici, così sembrerebbe stando a leggere alcuni documenti delle carte processuali. In realtà non avevo neppure questo, perché prima ancora del suo interrogatorio ci sono altri atti, in particolare un telex che parte dal questore di Milano, dalla questura di Livorno, in cui si chiede informazioni su un certo Paolo Braschi, e lì l'origine del tutto. Come diavolo fanno a Milano a sapere di Paolo Braschi? Chi è che gli spiffera il nome di Paolo Braschi? Non è ancora la problema che arriva, come dire, durante l'istruttore, arriva a fare le prime dichiarazioni nel giugno, qua siamo al 26-27 aprile. Non è neppure questo Agnello Del Ricco di cui dicevo, che viene interrogato il 28-29 di aprile, faceva parte con Valbreda, con Claps, un muscolissimo gruppo anarchico. Ho cercato di parlare con questo Agnello Del Ricco, no, neanche lui ha voluto parlare. Però le carte parlano meglio di loro, le carte parlano. Io mi sono ascoltato, ma non è neanche stato così difficile, ad esempio, per quanto riguarda tutte le deposizioni che avevano il Dipartimento del Commissario per la Crisi, che è colui il quale viene premiato dal Ministero per aver risolto così brillantemente il caso in giro di pochissimi giorni, per aver dato anche un encomio in denaro, poi viene sentito chiaramente in quanto principale investigatore della vicenda Dipartimento. Allora, voi pensate che questo processo avviene nelle stesse settimane in cui contemporaneamente su un altro piano del Tribunale avviene il processo Calabresi Lotta Continua. Voi sapete bene che dal processo Calabresi Lotta Continua il commissario Calabresi non è che ne uscì benissimo, ok? Tant'è vero che dovete, la sua difesa accusò il presidente del Tribunale in qualche modo per venirne fuori. Almeno questa è l'interpretazione che viene data. Io non ho studiato a fondo quel processo, quindi mi limito a dire qui ciò che ho più o meno letto, ma credo che altri qui possono confermarlo. No? Da questo processo qua Calabresi esce anche peggio se possibile. Esce anche peggio. Io mi sono sforzato di non riportare mai in alcun modo alcun aggettivo vicino alle parole commissario Calabresi, e poi l'ho fatto. Però a un certo punto ho dovuto buttargli un laconico, l'unico aggettivo che è venuto durante un'udienza, perché fa una deposizione davvero laconica, e però anche qui fa diventare una cosa. In questa udienza, nella commissione della crisi vengono alcuni di questi giovani magici, lui per particolare lo accusano, in particolare i suoi uomini, di averli maltrattati durante l'interrogatorio. E in qualche modo anche la commissione della crisi viene accusato da questi giovani di non di maltrattamento, per maltrattamenti psicologici, però in qualche modo sì. In questa udienza, come sempre Calabresi, a precise domande, e sono tante, numerose, soprattutto della difesa, continua a dire, ripetere, io la vedo questa scena, non lo so, chiedetelo al commissario Allegra, questo è un confidente del commissario Allegra, questo lo sa il commissario Allegra, questo non lo so, chiedetelo ad Allegra, lo ripete allo sfinimento. Capo dell'ufficio politico è il commissario Allegra, Calabresi era stato pure un brillante commissario, probabilmente più brillante, non lo so, ma il capo era Antonino Allegra. Nessuno durante quel processo, allora ritenne opportuno riconvocare il commissario Allegra che aveva già deposto per avere chiarimenti su tutti questi rimandi di Calabresi, no? Perché in effetti Allegra che firma il primo rapporto, ve l'ho detto, quello del 25 aprile, è Allegra lo snodo con l'ufficio affari riservati, che ha una responsabilità notevole in tutta questa vicenda.
Un magistrato come Grazia Pradella, un magistrato che ho portato avanti l'ultima inchiesta su Pietro Fontana, che portò in primo grado agli ergastoli di Torti, Maggi, oltre che poi appello, annullati con pazienza, l'ho sentita e mi ha detto questa cosa, che se volete è banale, ma guarda che non bisogna distinguere tra ufficio pulito della questura e ufficio affari inseguati. Non sono due organi separati. Allora c'era un'osmosi, specie del ruolo apicale, cioè il capo dell'ufficio pulito della questura era lo snodo milanese dell'ufficio affari inseguati, ma d'altra parte è ovvio, è evidente, è l'organigramma delle forze di polizia. Ripeto, nessuno ritenne opportuno di convocare la Lega, ma io sono convinto che in questa vicenda in particolare, lì sarebbe stato da capire un po' di più dove stanno le responsabilità. Gli altri erano esecutori. In questa vicenda, mi spingo a dirlo, questa è una mia opinione personalissima, basata solo sullo studio del caso. Il commissario Calabria è stato un esecutore, zelante, anche fin troppo, ma d'altra parte ottenne i suoi risultati, il ministero gli dette il premio, poi l'ho battuto due anni dopo durante il processo, ma pazienza, funziona così, no? Ancora più zelanti i suoi agenti, che sono esattamente gli stessi che poi saranno nella stanza dell'ufficio del quarto piano la notte di Pinelli, Panessa, Caracunta, Buccini, Mainardi, sono tutti questi qua che interrogano i vari Faccioli, Braschi, Della Savia, Pulsinelli, Noscia e Mazzanti. Ecco, Noscia e Mazzanti è una coppia di Viareggio che non erano manco anarchici, stavano qua a Milano in qualche modo, avevano una supposizione con alcuni di questi giovani anarchici. Questi proprio, ma non c'entravano niente, anche Pulsinelli è stato assolto di tutto, ma questi due proprio non c'entravano nulla, ma nulla, neanche in termini di idealità anarchico, in qualche modo rivoluzionario, se vogliamo definirlo. Questi due hanno avuto la vita spezzata, Clara Mazzanti in particolare ha avuto la vita totalmente spezzata da questa vicenda. Pensate a una ragazza di 20 anni che sta due anni nella sezione femminile del carcere milanese di San Vittore in quegli anni. Lei uscirà con un libro fra un paio di settimane, l'ho conosciuta, l'ho intervistata, donna straordinaria, vi invito a conoscere questo libro che uscirà tra un paio di settimane, metà ottobre, credo finalmente. Ho anche scritto la prefazione, ma non è questo il punto di cui è bellissimo, perché racconta questa stessa vicenda che io racconto, come dire, da fuori, guardando le carte, le cronache, ripercorrendola assieme agli intervistati, a coloro i quali intervisto, alla luce di nuove carte venute fuori in tutti questi anni. Lei le racconta dall'interno, fin troppo, da dentro carcere, insomma, intorno. Lei stessa mi ha detto, ma anche Paolo Faccioli me l'ha detto, finché non abbiamo letto il tuo libro non avevamo capito tutta questa vicenda. E d'altra parte loro stavano in carcere, poi erano in corte d'assise per le udienze, peraltro la Mattanti non aveva neppure un avvocato che aderiva a questo cosiddetto soccorso rosso, quindi seguiva una linea difensiva più fattuale, meno politica, quindi non capivano bene cosa succedeva durante il dibattimento, molte cose non le capivano. Avviene a un certo punto, si parla lungamente di una cosa di cui si parlerà ancora più lungamente durante il processo a Catanzaro con la strage di Atalanta, perché questo famoso documento greco, non so se avete mai sentito parlare, ma qualche giorno prima della strage di Piazza Fontana, viene pubblicato sull'Observer, che è un settimanale inglese, un documento che pare che faccia riferimento che sia dell'intelligence greca, la Grecia dei colonnelli, in cui si dice tra le mille altre cose importantissimo dal punto di vista politico sull'Italia, sulle manovre sotterranee protocolpiste, mi prevede a dire, ma è un termine un po' sbagliato, che al venire in quel momento, si dice tra le altre cose anche questo, c'è questo rapporto in cui si dice, e vediamo la pompa in colonnelli greci, in sostanza, in cui questa gente segreto dice, l'operazione alla fiera campionaria si è riusciti a farla soltanto il 25 aprile, perché prima non ci si riusciva perché non c'era l'accesso allo stand, è stata un'operazione brillante che ha portato ottimi risultati, eccetera. Quindi c'era scritto già nero su bianco che le bombe del 25 aprile non erano di anarchici, che poi questo documento fosse autentico e quindi ci fosse, come dire, una manovrata anche greca, non lo so. A Catanzaro si disse che quel documento non era autentico, ma molto probabilmente è un documento costruito dall'intelligence britannica per far sapere a noi qua che stava accadendo qualcosa. Abbiamo pubblicato il 7 dicembre questo documento in cui si dice che ci sono
fascisti anche greci che mettono il bombo il 25 aprile la fiera cappellare di Milano, e erano già per 6 mesi in carcere questi giovani anarchici. L'ha detto prima Massimo, quanto tempo metti? Io so magari una settimana, ma non è proprio il caso. Quindi io mi pregherei anche qui, anche di tante altre cose volendo che c'era da dire. Ecco, se poi ci sono delle domande, volentieri. Diceva che i familiari delle vittime si sono sentiti solidarizzando tra loro senza conoscersi. Io riprendo quanto ha detto Claudia prima dell'incontro avvenuto a partire dal 9 maggio 2009, in occasione della giornata della memoria, per dire che secondo me quelle parole di solidarizzare senza conoscersi oggi hanno un significato diverso, che è quello di condividere delle esperienze per poterle trasmettere, cioè per trasmetterle soprattutto alle nuove generazioni, a chi ne è stato coinvolto in maniera indiretta, perché la storia di Piazza Fontana, la storia prima di Piazza Fontana, la storia successiva a Piazza Fontana, è la storia delle vittime, è la storia dei familiari delle vittime, è la storia delle persone che erano collegate ai familiari delle vittime, ed è poi la storia di tutti coloro che si sono affiancati ai familiari delle vittime per cercare di ottenere verità e giustizia a seguito della strage. E questo vale non solo per Piazza Fontana, ma per qualsiasi episodio della strategia della tensione e successivi anni di piombo e degli anni del terrorismo. Se oggi c'è molta attenzione su questi temi, allora bisogna spingere sull'acceleratore, soprattutto nelle scuole, per poterli portare il più possibile, perché soltanto con la cultura della conoscenza le nuove generazioni, io già ho superato da pochi 30 anni, quindi dopo di me c'è già una generazione di ventenni, diciottenni, 25enni che si è stimolata a tante considerazioni da porre e ha voglia di conoscere e sapere. E se vogliamo andare nella direzione della formazione di un nuovo tessuto civile democratico, di un rafforzamento della consapevolezza civica, dobbiamo far sì che queste storie non siano esclusive dei familiari delle vittime e delle associazioni, perché hanno riguardato tutto il paese e tutti gli strati sociali del paese. Io cerco a fianco dei familiari delle vittime di portare questo esempio. Vedo con molto piacere, riprendo le parole di Carlo, che negli anni ci sono stati tanti ragazzi che hanno svolto tesine, tesi di laurea, e c'è sempre un grande riscontro e interesse. E quindi speriamo che ogni libro, ogni contributo, ogni documento porti alla formazione e alla costruzione di un muro di memoria condivisa di cui siamo tutti protagonisti e consapevoli. Grazie. Sono delle domande, grazie. Scusa, aggiungo una cosa che mi sono dimenticato di dire, che però è importante. L'ultimo, non so se l'ho detto, ma non credo, perché non vorrei confondermi con un'idea di collaboratore. L'ultimo atto politico di Giuseppe Tinelli, sapete qual è, no? Una lettera che scrive a macchina nella sede del circolo Ponte della Risorgo, il pomeriggio del 12 dicembre. Ancora non sa che è esplosa la bomba. Lui si reca al circolo Ponte della Risorgo, dove c'è una macchina da scrivere, e scrive una lettera a un compagno anarchico in carcere.
lui animava questa dolce granacchia, questa sorta di mutuo soccorso tra il favore delle granacchie e gli stati, oltre che il politico di comunque formazione. Questa lettera la scrive a Paolo Faccioli, uno dei giovani in carcere per le bombe del 25 aprile. In questa sua ultima lettera, oltre a dire caro Paolo, ma stai, hai bisogno che ti mando qualcosa, ti manderò un libro, hai mai letto l'antologia di Spoon River di Edgar Master, che è, come sapete, il libro della vita di Pino Pinelli, e glielo manderà effettivamente, perciò lo riceverà in carcere, riceverà la lettera in carcere, e forse il libro glielo mandò a vostra madre, se possibile. Comunque a Faccioli arriva un libro dalla famiglia Pinelli. La lettera è scritta il 12 dicembre e poi qualche settimana dopo il libro. E quindi per dire quanto, anche se volete, la tragica ricerca di Pinelli, gli ultimi suoi di vita, l'ultima cosa che ha fatto è scrivere una lettera a Paolo Faccioli in cui rivendica qual è la sua fede anarchica, quindi della non violenza. La lettera la riporta, ma è molto lì, per cui non è una mia scoperta. Ma per dire, finisco, quando le vicende sono collegate, voi sapete che Vaccarella viene arrestato la mattina di lunedì 16 dicembre in tribunale a Milano, dove si è recato per prendere una testimonianza dell'atto di un'inchiesta. Di quale inchiesta? Questa inchiesta qua. Lui arriva da Roma a Milano perché viene trasportato quasi, dovrebbe dire, da Roma a Milano in quei giorni lì, attorno al 12 dicembre. Sono sempre che sia a Milano il 12 dicembre Vaccarella, perché deve essere deposto dal giudice Amati. Infatti parte la sera dell'11 e il 12 a Milano. E il 12 cosa succede? Insomma, diceva no, Andrea Otti, per ricordarti che a sospettare, però eccetera. Va bene, ci sono altri interventi, possiamo chiedere, ricordo che ho finale la direzione di Alfabetto qua in fondo alle vostre spalle, i libri sono terminati, cioè in vendita di 2.000 euro.